riflessione che stiamo portando avanti sul modo di vivere una vita santa si chiama riflessione sulla morale cristiana. È una riflessione ampia e seria che merita attenzione. E la prima riflessione importante è capire come fare un atto realmente buono, realmente morale. Lo si fa attraverso una decisione che è frutto di un processo che si svolge nel tempo. Noi cominciamo una decisione morale prima di tutto riflettendo su quello che stiamo per fare. Dice San Paolo ai Tessalonicesi: valutate tutto, tenete ciò che è buono. La decisione morale si compie quando ci riappropriamo della decisione che prima era nel nostro spirito semplicemente un progetto. A questo punto ci proiettiamo in avanti, decidiamo il nostro avvenire. Le decisioni che prendiamo costituiscono e costruiscono così poco a poco la nostra vita. Questo significa che noi cristiani non pensiamo di essere sottomessi a un destino, a un fato che determina tutta la nostra vita, ma noi crediamo che siamo liberi, che determiniamo liberamente il nostro modo di essere in relazione con gli altri. Questo è l'agire libero, cosciente e personale, che se sceglie il bene viene definito agire morale. Se invece realizza il male è definito l'immoralità. L'uomo veramente libero, per il cristiano, non è colui che fa in maniera istintiva ed improvvisa l'ultima cosa che gli passa per la testa. Questo è uno schiavo delle sue passioni e delle sue paure. L'uomo libero, per noi cristiani, è colui che con decisioni ed atti responsabili e coerenti vive una vita sempre più buona e retta, sempre meglio consolidata e rafforzata nel bene, la vita che cammina verso la santità.